C'è un cante Pinderì. Allora Nicola, per il vostro trentennale avete pensato di farvi o farvi fare un po' di regali, tra cui insomma raccontare un po' il vostro percorso con le immagini oltre che con i suoni e con i testi. Quello è un regalo che ci ha fatto a parte un grande professionista, un artista, un autore, ma soprattutto per noi un amico, e ci ha fatto un grande regalo questo film documentario che racconta la nostra storia. Credo che sia una cosa importante anche per la città, perché credo che Nicola attraverso questa operazione abbia voluto raccontare anche una certa Fano di certi anni che ahimè ormai non ci sono più, ed è anche una Fano che non c'è più, e quindi credo sia importante. Per noi è un grande regalo, è una cosa bellissima, credo che sia importante per la città come testimonianza storica. Questo bel percorso sarà presentato in una cornice stupenda, la Rocca Malatestiana, dove nell'occasione, oltre che vedere, si sentiranno anche le vostre note. Chiaro, dopo il film documentario suoneremo, perché essendo la Borghetti Vogron Band non potevamo non suonare. Faremo un concerto chiaramente un po' ristretto nei tempi per ovvi motivi, però con parecchi amici che ci verranno a trovare, quindi concentrato ma insomma denso, quindi noi speriamo, perché noi ci divertiamo sempre tanto, speriamo che si diverta tanto la gente. Nicola, allora un percorso raccontato per immagini, quali sono state le difficoltà, le cose che ti hanno animato in questa impresa? Ma le difficoltà sono state tantissime, perché è stato un lavoro innanzitutto molto lungo, ci ha avuto una gestazione di circa 4 anni, perché ho avuto anche delle peripezie causate da un furto che ho avuto a casa, dove mi hanno rubato tutta l'attrezzatura nonché tutti i dischi contenenti il lavoro della Borghetti, quindi l'ho dovuto ricominciare da capo. Questa è stata la prima difficoltà. La seconda sicuramente è raccontare degli amici prima di tutto, quindi una responsabilità maggiore, raccontare una band che conosco benissimo, delle canzoni che conosco benissimo, e nel farlo raccontare una Fano che probabilmente in questo periodo è un po' dimenticata, cioè quella tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, dove si è vissuto un certo fervore musicale, e la Borghetti ne è testimonianza, e comunque anche dare, come dire, importanza a questi 30 anni, perché 30 anni sono molti per un gruppo musicale, per un gruppo musicale che fa dialetto. Veramente rivedere tutta una serie di amici e di persone 20 anni prima, tutta una serie di situazioni, di concerti, e fare una scelta non è mai facile. Infatti quando gliel'ho fatto vedere gliel'ho detto: la responsabilità è la mia, cioè mi sono preso la responsabilità di scegliere determinate cose, e ti assicuro che nel scegliere mi sono emozionato. Sing-A-Xi, 30 anni di Borghetti Bugaron Band. Giovedì 2 agosto, Rocca Malatestiana, ore 21:15, presentazione del film documentario di Nicola Nicoletti e concerto evento della Borghetti Bugaron Band, in collaborazione con Fano Rocca Malatestiana. Oh, v'aspettan, eh?